L'azienda di trasporto abruzzese mette su strada autobus nuovi e meno inquinanti. Il governatore Marsilio: siamo un esempio anche per la spesa dei fondi del PNRR. Madre Coraggio denuncia figlio violento. Il giovane è stato allontanato dalla donna dopo le indagini dei carabinieri di Boiano coordinate dalla procura di Campobasso. Parte l'era Roberti. Dopo l'elezione di Quintino Pallante al vertice del Consiglio regionale, il governatore si prepara a nominare altri due assessori, Salvatore Micone e Andrea Di Lucente, verso l'ingresso in giunta. Teramo, il Partito Democratico è fermo, nasce una nuova area politico-sociale Artigiani del Pensiero. Rivisondoli, nei cuori granata, il piccolo centro abruzzese travolto dall'affetto dei supporter della Salernitana. Reparti senza aria condizionata, l'ospedale Cardarelli si boccheggia. Disagi per i pazienti, i sindacati chiedono l'intervento dell'ASREM. Calcio Serie D, parte l'avventura del Campobasso con il primo allenamento a Vinchiaturo. Mister Mosconi, il modulo dipenderà da giocatori e avversari. A metà settimana sarà aperta la campagna abbonamenti. Buonasera, bentrovati con l'informazione di Teleregione. Lo avete sentito dai titoli, ci sono tanti argomenti nel nostro notiziario, fra cui anche il primo giorno del Consiglio regionale del Molise. Ma prima ci occupiamo di trasporti in Abruzzo. La Regione ha dimostrato di saper spendere bene i fondi del PNRR, lo ha detto il governatore Marco Marsilio nel giorno della presentazione del bilancio della TUA, l'azienda del trasporto regionale, della contestuale consegna di nuovi autobus. Sentite. Autobus più moderni e meno inquinanti saranno in circolazione sulle strade abruzzesi grazie ai fondi del PNRR, che hanno consentito di dotare di nuovi mezzi la TUA, l'azienda di trasporto unico regionale partecipata al 100% dalla Regione Abruzzo. La società in house, un fiore all'occhiello, ha chiuso il 2022 grazie ad un utile di 336.000 euro, come emerso dalla presentazione del bilancio a cui ha partecipato il presidente Marco Marsilio, insieme al sottosegretario con deleghe trasporti Umberto De Annunzis e agli assessori Nicola Campitelli e Daniele Damario. La nostra azienda di trasporto pubblico sta diventando un modello, un esempio di scuola che anche nel panorama nazionale e internazionale, nei convegni di Astra o dell'UITP, che sono le associazioni nazionali e europee delle aziende di trasporto e soprattutto delle aziende di trasporto pubblico, viene sempre più rappresentata appunto come un modello esemplare di buona gestione. Dei 117 bus a gasolio, molti sono stati sostituiti con mezzi elettrici o alimentati a metano. E tutto è stato possibile grazie ai finanziamenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. L'Abruzzo, ha rimarcato Marsilio, ha fornito la dimostrazione sulle capacità di spesa di tali fondi. Come vedete, mentre tutti parlano con, diciamo, dei fondi del PNRR come se non ci fossero, non si sapesse dove sono, qua lo facciamo vedere, i pullman sono già arrivati e stanno già in consegna. E ora l'ampia pagina dedicata alla cronaca, ci occupiamo dell'ultimo incidente mortale avvenuto in Abruzzo, dove è morto un uomo di 45 anni di Mosciano Sant'Angelo, che è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, che era in sella ad una Vespa lungo la strada che conduce al cimitero, per cause in corso di accertamento ha perso da solo il controllo del mezzo, sbandando e andandosi poi a schiantare contro un palo. A lanciare l'allarme alcuni automobilisti in transito nella zona, i soccorritori, una volta giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. E i militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia Carabinieri di Termoli hanno arrestato un 19enne con diversi precedenti di polizia e accusato di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché di evasione. Il giovane era già finito ai domiciliari nelle scorse settimane, ma ha continuato a violare la misura cautelare a cui era sottoposto, come accertato dagli stessi carabinieri, e quindi il 19enne è stato condotto nel carcere di Larino. E a Termoli uno scooter ha travolto una coppia a spasso col cane, forte trauma cranico per una donna trasferita all'ospedale di San Giovanni Rotondo. Vediamo. Un forte trauma cranico per una donna trasferita d'urgenza all'ospedale
di San Giovanni Rotondo, ferite meno gravi per il marito, mentre il cane della coppia è morto sul colpo, ferito anche il conducente dello scooter che ha investito le due persone ieri sera in via Martiri della Resistenza a Termoli. Diversi passanti si sono fermati ed hanno prestato i primi soccorsi. La coppia stava facendo rientro a casa con il cane al guinzaglio quando lo scooter li ha investiti. Il mezzo ha finito la sua corsa diversi metri in avanti lungo la carreggiata. Sul posto l'ambulanza del 118 Molise che ha trasportato la coppia al pronto soccorso del San Timoteo. Da lì la decisione di trasferire la donna a San Giovanni Rotondo, via Martiri della Resistenza, è rimasta chiusa in entrambe le direzioni per circa un'ora con traffico deviato per consentire alle forze dell'ordine, carabinieri e polizia di effettuare gli accertamenti del caso. Non potrà più avvicinarsi alla madre che per anni ha minacciato e picchiato. Lo ha deciso il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Campobasso al termine delle indagini dei carabinieri di Boiano coordinate dalla Procura di Campobasso. Il giudice ha emesso la misura cautelare, ossia il divieto di avvicinamento alla donna che aveva denunciato il figlio violento e che viveva in una condizione di paura a causa delle continue percosse che riceveva dal giovane tossicodipendente. Sono state dunque applicate le disposizioni previste dal cosiddetto codice rosso. Ed è stata ritrovata la donna scomparsa a Pescara dopo che i familiari avevano allertato le forze dell'ordine. Patrizia Terrenzio, 65 anni, scomparsa dalla sua abitazione in via Luigi Polacchi sabato notte, è stata ritrovata fortunatamente e sta bene. Le ricerche sono andate avanti senza soluzione di continuità. Il prefetto Di Vincenzo ha rivolto i più sentiti ringraziamenti a tutte le componenti che hanno collaborato nell'attività di ricerca della persona scomparsa. E ora siamo alla politica. Oggi la seduta di insediamento del nuovo Consiglio regionale. La maggioranza ha votato compatta Quintino Pallante di Fratelli d'Italia, nuovo presidente dell'Assise regionale. Ora Roberti si prepara a nominare altri due assessori, ossia Salvatore Micone e Andrea Di Lucente, ampliando dunque la giunta. Ma vediamo com'è andata oggi. Voti 14, per cui proclamo eletto il Presidente del Consiglio regionale, il Consiglio di Quintino Pallante. Fila tutto liscio come l'olio nella seduta che apre ufficialmente la 13ª legislatura targata Francesco Roberti, il presidente della regione che nelle prossime ore si prepara ad ampliare la squadra di governo. Agli assessori già in carica, Gianluca Cefaratti e Michele Marone, il governatore affiancherà con ogni probabilità Andrea Di Lucente, eletto in Forza Italia, e Salvatore Micone, il più votato di Fratelli d'Italia. Resteranno vuote due caselle, il quinto assessorato e il ruolo da sottosegretario. La giunta sarà già conclusa. Con due assessori, tre? E quelli necessari e quelli che saranno indispensabili per poter andare avanti. Già sa chi, immagino. Sì, però aspettiamo che siano i primi a saperlo. Intanto la maggioranza di centrodestra ha fornito la prima prova di forza nell'esordio dell'Assise di Palazzo d'Aimmo. 14 voti a favore del presidente dell'Aula, Quintino Pallante, di Fratelli d'Italia. Sono molto soddisfatto e ringrazio tutti i colleghi che mi hanno voluto testimoniare con il loro voto. L'elezione è avvenuta con 14 voti, quindi con il plenum della maggioranza. Io credo che ci sono tutte le premesse per dare continuità all'azione politica che è partita con un governo di centrodestra, che continua con un governo di centrodestra, ma che dà al ruolo del Presidente del Consiglio una centralità che deve essere recuperata. Vicepresidenti Stefania Passarelli, eletta con la lista civica di Aldo Patriciello, il Molise di tutti, e Vittorino Facciolla del PD. Un voto in meno nel carniere dell'ex sindaca di Pozzilli. Un esponente della maggioranza ha votato scheda bianca, mentre gli altri 13 consiglieri indicano il suo nome. Al segretario del PD Facciolla vanno invece 7 voti. A completare l'ufficio di presidenza Fabio Cofelice della lista del presidente Noi Moderati e Angelo Primiani del Movimento 5 Stelle. Entrambi sono eletti segretari.
L'Aula infine definisce i componenti delle commissioni consiliari, membri della prima, Niro, Iorio, Di Pardo, Passarelli, Gravina e Fanelli. Fanno parte della seconda, Di Lucente, Di Pardo, De Giglio, Passarelli, Romano e Primiani. Nella terza commissione, Micone, Di Baggio, Sabusco, Facciolla e Romano. Infine, componenti della quarta commissione, De Giglio, Cavaliere, Cofelice, Sabusco, Greco e Salvatore. E Michele Iorio, che potrebbe entrare nell'esecutivo regionale, ha presieduto oggi la prima seduta del Consiglio in qualità di consigliere più anziano. Abbiamo raccolto le sue impressioni e quelle del capo dell'opposizione, Roberto Gravina. Oggi presidente, fra qualche giorno assessore? Me lo auguro, se sarà possibile, sì, senz'altro. Aspirante assessore della Giunta guidata da Francesco Roberti, Michele Iorio, il consigliere più anziano, ha presieduto la prima seduta del Consiglio regionale. Per l'ex governatore un record di presenze, questa per lui è la nona legislatura sulle 13 della Regione Molise. Per Iorio sarà una consigliatura cruciale. Ritengo che questa legislatura possa essere davvero la legislatura del riscatto, perché il Molise deve assolutamente risalire una china in discesa che ha intrapreso in questi ultimi 10 anni e che ci porterebbe all'esaurimento nervoso per i cittadini, all'esaurimento istituzionale per la Regione. Quindi credo che abbiamo il dovere di fare molto di più. Per l'ufficio di presidenza, voto compatto delle minoranze che hanno indicato Vittorino Facciolla e Angelo Primiani, rispettivamente per la vicepresidenza e per la segreteria. Dobbiamo cercare di iniziare questo percorso nel miglior modo possibile, lo facciamo già con una comunanza all'interno della minoranza per quanto riguarda quelli che sono poi i ruoli che le minoranze dovranno ricoprire sia in seno alla presidenza del Consiglio regionale, quindi la vicepresidenza e la segreteria. Il capo dell'opposizione fa capire subito che non saranno concessi sconti al centrodestra. La manovra spalma debiti, che era stata, come dire, presentata come salvifica per la Regione, si è dimostrata nient'altro che quello che dicevamo, cioè non è una boccata d'ossigeno, ma semplicemente costringere la Regione ad assumersi le proprie responsabilità aumentando le tasse che già sono a livelli importanti. E quindi su questo poi i cittadini avranno modo in questi mesi di giudicare. E cambiamo argomento, ci occupiamo di turismo di montagna. Il ministro Santanchè ha annunciato, per programmare la prossima stagione, ci sono 30 milioni di euro a sostegno delle regioni appenniniche. Ce ne parla Pierluigi Boraggine. Il decreto firmato dal ministro del turismo Daniela Santanchè stanzia 30 milioni di euro destinati alla realizzazione di investimenti diretti a incrementare la competitività e la sostenibilità del settore turistico nelle regioni della dorsale appenninica. Una grande chance dunque per quegli imprenditori abruzzesi e molisani che vogliono migliorare la qualità delle proprie strutture. Il turismo montano rappresenta un asset strategico importante per l'intero comparto, le parole del ministro. Mai come oggi il governo ha posto così tanta attenzione alla montagna. Dopo il fondo che abbiamo messo di 200 milioni per l'ammodernamento degli impianti di risalita, arriva questo decreto con altri 30 milioni a disposizione per le regioni della dorsale appenninica. Arriva adesso, in estate, perché vogliamo dare tempo agli operatori di potersi organizzare. Questo è un elemento nuovo ed importante, perché crediamo che proprio quello che è mancato fino ad oggi per il comparto, che non hanno potuto organizzare quelli che sono i flussi turistici e gestire il turismo, e quindi dobbiamo renderli strutturali. Nello specifico, i beneficiari delle risorse sono i soggetti esercenti impianti di risalita, fune ed innevamento artificiale, gestori di stabilimenti termali, imprese turistico-ricettive, imprese di ristorazione, scuole di sci che svolgono la propria attività nei comuni ubicati all'interno dei comprensori sciistici dell'area geografica indicata nel decreto, che tra il 1 novembre del 2022 e il 15 gennaio del 2023 hanno subito una riduzione dei ricavi almeno del 30% rispetto a quelli realizzati tra il 1 novembre 2021 e il
il 15 gennaio del 22. I progetti presentati sono finanziati per un massimo di 3 milioni di euro e devono riguardare la realizzazione di uno o più interventi di ristrutturazione, ammodernamento e manutenzione di sistemi di innevamento delle piste, impianti di risalita a fune, stabilimenti termali, strutture turistico-ricettive, strutture connesse alle attività di ristorazione, strutture in uso alle scuole di sci. E ora ci spostiamo a Rivisondoli, che ormai è nei cuori Granata. Il piccolo centro abruzzese infatti è stato travolto dall'affetto dei supporters della Salernitana. Ce ne parla Nicola De Santis. Dalla piazza principale di Rivisondoli, borgo dell'Alto Sangro, dove è in ritiro, come ormai tutti sapranno, la Salernitana. Ebbene, ieri, con oltre 2000 presenze al campo sportivo di Rivisondoli, c'è stata una vera e propria invasione da parte della tifoseria granata, che ha scelto appunto questo borgo incantevole anche per conciliare le ferie estive con il ritiro della Salernitana, per stare vicini i tifosi ai propri beniamini. Noi abbiamo raccolto le impressioni di alcuni tifosi della Salernitana che questa mattina erano in giro per Rivisondoli. Siamo venuti appositamente, abbiamo preso dei giorni di ferie per venire qui a vedere i nostri idoli, perché sono, alla fine sono degli idoli per noi. Noi siamo, praticamente siamo una città che vive per il calcio, e amiamo tantissimo la nostra squadra spassionatamente. Siamo qui appunto a vedere qualche giornata, qualche calciatore, a vedere un po' gli allenamenti, come sono messi in campo, come stanno. Il giudizio su Rivisondoli? È una piccola bomboniera, è proprio qualcosa. Inizialmente abbiamo visto poco e siamo rimasti incantati. Davvero bella, organizzata, pulita, una bella cittadina da tornare, sinceramente, perché poi venire in montagna è qualcosa di bello. Noi che veniamo dal mare, è davvero qualcosa di bello. E devo fare i complimenti a tutti, perché è davvero bella, una bomboniera, è bella da guardare, bella da viverci, da stare sul posto e da guardare, dà sensazione di pace, di tranquillità, di serenità. E per noi abituati al calcio, popolo malato del calcio, stare lontano così tanto tempo prima di aspettare l'inizio del campionato era un po' arduo, diciamo, e quindi abbiamo deciso con degli amici di fare un salto qui a Rivisondoli, magari a vedere una sgambata della Salernitana. Le è piaciuta Rivisondoli? L'impatto è assolutamente positivo, ci siamo fermati giù al centro sportivo, sono rimasto colpito già per l'attrezzatura anche che alle spalle del campo di allenamento della Salernitana, quindi sicuramente chi ha amministrato negli anni precedenti questa cittadina è qualcuno che ha visto lontano, sicuramente un bel posto. Signor Osvaldo, lei è il presidente del club Granata Campagna e con gli amici avete deciso di raggiungere Rivisondoli per vedere da vicino cosa sta combinando la nostra Salernitana. La vostra Salernitana. Sì, una bellissima cittadina, ci dobbiamo ritornare sicuramente. Magari con le famiglie. Con le famiglie, sì. Infatti io ho già parlato con mia moglie, gente, qualche volta ci andiamo a fare. Anche senza Salernitana. Sì. Allora, la passione l'ha portata dal mare alla montagna. Buongiorno, sì, siamo qui in questo fantastico borgo a sostenere i colori Granata con il nostro club Campagna e siamo venuti qui. Purtroppo una giornata sfortunata, perché oggi è la giornata di riposo per i calciatori, ma domani non mancherà. Non solo tifosi Granata, ci sono anche molti giornalisti al seguito della squadra. Ed allora abbiamo intervistato il responsabile territoriale dell'Ussi di Salerno per sapere appunto come procede il ritiro della Salernitana. Allora Enrico, dal primo giorno hai seguito qui a Rivisondoli la Salernitana, un centro che vi ha accolto credo in maniera straordinaria. Assolutamente, addirittura siamo arrivati con un anticipo rispetto alla squadra e alla tifoseria. Questo ci ha permesso di apprezzare ancora di più questo borgo, ma un po' tutto l'Alto Sangro, l'organizzazione, l'ospitalità, ovviamente anche tutta la parte enogastronomica, ma soprattutto abbiamo registrato quanto il turismo sportivo abbia reso anche a Rivisondoli, un po' a tutte le altre località vicine, Roccaraso, Pesco Costanzo. Da questo punto di vista è stata una piacevolissima esperienza.
Alcuni reparti dell'ospedale Cardarelli di Campobasso senza aria condizionata, disagi per i pazienti, mentre il sindacato Nursind con Sonia Lepore denuncia occorre trovare urgentemente una soluzione anche tampone. Intanto Carmine Vasile, sindacalista della FIALS, incontrerà domani i dirigenti dell'ASREM. Ce ne parla Alessandro Adamo. Sonia Lepore, segretario regionale del Nursind Molise, pone l'attenzione su un grave problema presente in diverse reparti dell'ospedale Cardarelli di Campobasso, la mancanza di aria condizionata nei reparti di degenza. Il Nursind richiede una rapida risoluzione del problema, anche con soluzioni tampone. Diverse strutture sanitarie molisane sono sprovviste di aria condizionata. È stato risolto un problema segnalato a Termoli una decina di giorni fa, ci ritroviamo invece con il Cardarelli, in cui reparti come la medicina, la chirurgia, l'urologia, la stroke unit, la diabetologia, ma diversi altri sono completamente sprovvisti dell'aria condizionata e quindi le condizioni microclimatiche delle stanze di degenza dei pazienti sono veramente insostenibili, sia per i degenti, immaginatevi i pazienti allettati costretti a subire insomma temperature di questo tipo all'interno di un letto, ma anche per gli stessi operatori sanitari che purtroppo sono costretti a lavorare in condizioni disastrose, oltre che per la carenza di personale, i doppi turni che si devono fare, adesso anche per le condizioni climatiche. A Termoli lo stesso problema è stato risolto. A Campobasso, in diversi reparti, è completamente assente l'impianto di areazione. Il problema di Campobasso è ancora più complicato perché le unità operative di degenza sono senza impianto di aria condizionata, nessuno ha provveduto almeno a trovare soluzioni alternative, quali potevano essere dei ventilatori, potevano essere dei pinguini portatili, potevano essere delle soluzioni, seppure tampone, ma ci dovevano essere. Sinceramente, come sindacalista, mi preme tanto denunciarlo pubblicamente, a tutela dei pazienti ricoverati e a tutela anche dei lavoratori. C'è un aggravante, che il capitolato della cucina non prevede la bottiglietta dell'acqua nei pasti. E a Teramo invece è nata una nuova area politico-sociale dal nome Artigiani del Pensiero che hanno chiesto l'avvio di un nuovo congresso a livello provinciale. Ce ne parla Chiara Bonatti. Nasce una nuova area politico-sociale del PD Teramano, Artigiani del Pensiero. Questa nuova area, come spiega il portavoce, si forma dalla stasi del partito, quindi dalla necessità di avviare un processo di rinnovamento al suo interno. Per questo viene richiesto al segretario provinciale, Pier Giorgio Possenti, di avviare un congresso per un confronto, ma anche per rinnovare la dirigenza. Noi a Teramo lo diciamo con molta chiarezza, che non saremo mai per un congresso unitario. A noi piace un congresso dove si discute e si arrivi ad un segretario che, come dire, possa essere libero e autorevole. Per quanto riguarda le elezioni regionali, avete detto siamo già in ritardo, però comunque un'iniziativa è partita da Teramo. Questo è vero, noi ci stiamo discutendo su questo e ci stiamo interrogando di questo civismo, perché a me sembra che dentro quel ragionamento si voglia ammantare un discorso di amministratori. Noi adesso ci troviamo ad affrontare le regionali in difficoltà perché siamo in ritardo sul candidato, su tante cose. Poi questo civismo possa essere in qualche modo, come dire, un interlocutore, benissimo. Ma che diamo in mano al civismo, questo io non lo condivido. E poi Largo ai giovani? Ah, soprattutto. Sono di una bravura eccezionale, hanno, come dire, un'intelligenza che la mettono a disposizione di questo partito e noi diciamo che siete il futuro. No, loro sono l'oggi.
Ed è stata un'altra giornata di grande caldo. Oggi pomeriggio i vigili del fuoco sono stati impegnati a spegnere diversi incendi scoppiati soprattutto in Basso Molise. Interventi sono stati effettuati a Guglionesi, San Martino in Pensilis, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano, ma anche sulla Bifernina e nel Parco dell'Annunziata di Casalciprano. Invece a Teramo il sindaco Gian Guido D'Alberto ha chiesto di predisporre un piano di pronto intervento e monitoraggio del territorio comunale per attivare la prevenzione degli incendi e vigilare su eventuali malintenzionati che intendano appiccare il fuoco soprattutto nelle zone collinari e nei boschi. E ora vediamo che tempo farà con le nostre previsioni del tempo. Previsioni del tempo per martedì 25 luglio. In Abruzzo tempo stabile da solato ovunque, venti moderati, mare mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. L'Aquila 22 la minima, 34 la massima. Pescara 27-36, Chieti 22-40, Teramo 23-37 gradi. In Molise un campo di alte pressioni abbraccia la regione garantendo tempo stabile da solato ovunque, venti moderati, mare mosso. Diamo uno sguardo alle temperature. Campobasso 22 la minima, 35 la massima. Isernia 21-35, Termoli 30-37, Venafro 22-36 gradi. E con le previsioni del tempo si conclude anche la nostra informazione. Non cambiate canale perché c'è la rubrica sportiva con gli ultimi aggiornamenti sul Campobasso Calcio, il primo giorno di ritiro e la prima conferenza stampa di mister Mosconi che ha seguito per noi Francesco Presutti. Io intanto vi ringrazio per l'attenzione, vi ricordo che potete continuare a seguirci sui nostri canali social, Instagram, Facebook e YouTube. Arrivederci. Siamo alla pagina sportiva, iniziamo con il calcio di Serie D, parliamo del Campobasso che questo pomeriggio a Vinchiaturo ha presentato il nuovo allenatore Mosconi, intervistato da Francesco Presutti. Sentite. Mister, vincere in Serie D non è mai facile, insomma la proprietà ha fatto dei proclami dopo la vittoria del campionato, però lei ha un tantino, tra virgolette, stemperato in conferenza. Sì, nel senso, noi, il nostro deve essere un progetto vigente, però c'è strada da fare, dobbiamo dare squadra, gruppo, vincenti, e secondo me è quello. A tutti penso che piacerebbe vincere. La proprietà è una proprietà ambiziosa, è una proprietà importante, però la strada è lunga. Io farò di tutto per vincere. Manca ancora qualche piccolo tassello per quel che concerne la rosa, soprattutto in riferimento agli under, e poi c'è un po' l'incognita del girone. Sì, rispetto alla rosa manca giusto, ecco, figurate uno o due ragazzi portieri, dobbiamo valutare sotto quota come over, sono contentissimo dei ragazzi che sono venuti, tutta gente che ho chiesto io, abbiamo scelto insieme al direttore che hanno il DNA per fare il calcio mio. E poi vediamo, il girone ci auguriamo che possa essere l'F, perché magari pure a livello geografico può essere una cosa giusta, anche se magari l'F ci sono 4-5 squadre importanti, però nessuna è importante come Campobasso. Tu preferisci il 3-5-2 come modulo, però hai lasciato intendere che oltre al modulo ci sono altri fattori importanti in una gara, in un campionato. Sì, ma oltre il modulo secondo me contano tanto i principi sono quelli fondamentali. Una cosa è certa, che io non guardo né quanto guadagnano, né l'età e né il loro passato. Io mi affido al campo, quello che possono fare dentro al campo, da lì sceglieremo il modulo e chi giocherà. Una cosa è certa, saranno essere tutti i ragazzi che devono andare a 2000 per il Campobasso. Un'ultima cosa, hai citato i tifosi dicendo che occorre che stiano vicini a questa squadra,
ma hai anche nominato la stampa, che ha un ruolo delicato. Per me la sinergia con la stampa che è fondamentale. È fondamentale perché è come un centravanti. Se tutti pensiamo che di fare bene il campo basso, io mi aspetto rispetto da parte della stampa come io darò rispetto a loro. E anche la stampa, tra virgolette, porta punti se crea un clima positivo. Se crea un clima distruggitivo, con Mosconi non ci parla più nessuno, perché secondo me le partite si vincono tutte assieme. E la truppa rossoblù da questa mattina ha iniziato a lavorare nel ritiro di Vinciaturo, e allora vediamo su quali giocatori può contare al momento Mosconi con tutti i particolari del servizio. Subito in campo, non ha perso tempo mister Mosconi, il Campobasso vuole partire con il piede sul gas, chi vorrà vincere il torneo di Serie D dovrà fare i conti con il lupo, un lupo affamato. Già nel corso del primo allenamento di questa mattina alle 9 a Vinciaturo, agli ordini dello staff tecnico, c'erano 22 calciatori in attesa di qualche altro colpo che ha in canna il DS Pino De Filippis, subito all'opera, ma di Abonchelé, Abreu, José Leonardo Santos, Cristian Bonacchi, Julio César Cagnini, Vincenzo Corvino, Giacomo Di Donato, Antonio Di Nardo, Simone Ercolano, Bartolomeo Fravola, Manuel Gonzales, Cristian Ioio, Andrea Lombari, Edoardo Mingani, Leonardo Nonni, Pasquale Puntillo, Alessio Rasi, Vincenzo Ricamato, Luca Ricciardi, Francesco Ripa, Abdallah Sulemana, Matteo Tordella, Kevin Zumpano. Il Campobasso resterà in ritiro a Vinciaturo fino al 12 di agosto. Il 9 di agosto super amichevole contro l'Ascoli a Selvapiano. Il Napoli, campione d'Italia, in ritiro dal 28 luglio al 12 agosto a Castel di Sangro, disputerà 4 amichevoli. Al Teofilo Patini gli abruzzesi affronteranno il 29 il club della Serie A turca Hatayspor, poi il 2 agosto il girone della Liga Spagnola, domenica 6 agosto in campo contro una formazione della Bundesliga, mentre venerdì 11 agosto l'ultimo test in Abruzzo contro l'Apollon Limassol. Tutti i match si giocheranno alle ore 18:30 e il Napoli di Garcia lascerà poi Castel di Sangro per fare ritorno in Campania per preparare la prima di campionato il 19 agosto in casa del Frosinone. E a Rivisondoli invece continua il ritiro della Salernitana, che nelle scorse ore ha affrontato e battuto il Picerno in gara amichevole. Sentiamo le impressioni del tecnico Paolo Sosa. Il bilancio è molto positivo, molto positivo. Molto positivo, soprattutto vi ho detto e ripeto quello che ho detto dopo la prima partita, soprattutto per la disponibilità che tutti i giocatori hanno per lavorare, stanno accumulando volume di lavoro fisico, anche tattico-tecnico, per questo sono soddisfatto su questo. Dove abbiamo più giocatore nel settore difensivo, e proprio per l'accumulare del lavoro e per una partita in più abbiamo deciso aggiustare e dare un po' di più minuti, già di minutaggio alla grande maggioranza dei giocatori che sono più o meno le base della nostra squadra dall'anno scorso, di quelli che hanno rimasti, di conseguenza approfittarlo dando un po' di continuità. A livello di sistema di gioco non è che sto lavorando molto, sto lavorando più componenti, concetti generali più che specifici. Per questo abbiamo preso questa decisione, soprattutto per questo. Allora, abbiamo sentito Paolo Sosa, ora cambiamo decisamente sport. È andata a Mirko Zanni la terza edizione del Carovilli Coast to Coast, la kermesse di mountain bike, specialità
cross country sulla distanza di 26 chilometri andata in scena ieri a Carovigli. Zanni, secondo due settimane fa alla Gran Fondo Atene del Sannio di Agnone, ha preceduto Vincenzo Della Rocca con terzo e migliore dei molisani l'isernino della Sessamba Export e Natura Davide Caroselli. Bene, questa era la nostra ultima notizia, è davvero tutto anche con la pagina sportiva. Grazie per aver prestato ascolto. Arrivederci.